o su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie di cuore. Chiedo replica. Dov'è? Allora, dato che Cecchi Paone, posso? Cecchi Paone ha parlato dei comunisti. Cecchi Paone ha parlato dei fascista della Fiamma. Posso dire Paolo? Sì, arrivo un attimo, devo chiedere. Paolo, solo per replica. Un attimo, arrivo, Riccio. Io capisco quando c'è pochezza di contenuti. Non è una pochezza. Noi abbiamo combattuto e sconfitto il fascismo, il razzismo e il comunismo. Quindi nessuna pochezza per voi. Ha fatto un partito quando è uscito da Forza Italia, era il partito della Fiamma, è vero o no? No, la destra, questo razzo, è vero o no? Ma che non c'entra nulla, dica, lasci perdere. Paolo, vorrei... Sì, Riccio, arrivo! Siamo liberi perché non ci sono più fascisti e comunisti. Sta buono, su. Sto buono un cazzo. Abbiamo fatto la resistenza. Ma non è fascista lei, dai! Fascisti e comunisti. Ma che fai, come Gerd Lerner? Fai le liste di proscrizione. No, dai, ho detto che non si può. Ho capito, ma non è fascista lei, non glielo dici. Ha fondato il partito. Ma che ha fondato? Ma non ne sai un cazzo. Ma sta buono. Porca miseria. Dai, dica, non lo ascolti, non lo ascolti. È fuori di Melone, non lo ascolto. Dica. Di liberale, te lo sei dimenticato. Ma cosa c'entra? Non è fascista. È fascista, ha fondato il partito della Fiamma Tricolore. Vabbè, allora te sei un pirla. Io sono un liberale. Oh, ecco. Sono prego. Un liberale pirla. Ma dai, ma orgoglioso di ma essere che liberale. Dai. Se vincevano loro. Dai, Alessandro, smettila, piantala. No, insisto. Levateli il microfono. Bello, fascista diventi tu allora. Ma io questo. Ma ti butto fuori la trasmissione. Doppiamente nazista. Dai, vattene, va. Perfetto. Ciao. State attenti. Tutti voi sarete perseguitati da fascisti, nazisti e comunisti. Vai. L'Europa è la vostra salvezza. L'Europa è la vostra garanzia. Sì. Ricordatevi cos'è successo 70 anni. Oh mamma mia. Ricordatevi. Oh mamma mia. Ricordatevi. Mamma mia. Siediti. Dai, Alessandro, dai. Fascisti e comunisti hanno devastato il mondo. Fascisti e comunisti hanno devastato. Sì, d'accordo. L'Europa ci ha salvato. Sì. Arriva il professore. E ci tutela. Senza Europa siete finiti. Mettiti. Senza Europa siete tutti in galera. Siete Europa, siete poveri. Signore, si fa il caffè con la cicoria. Mi scuso col pubblico. Mi scusa perché c'è un antifascista. Mi scuso. Si scusa perché c'è un antifascista. Ascolta. No, tu mi hai dato la pirla perché sono liberale. No. E non ti puoi permettere. No. È registrato. No. Hai detto, sei un liberale pirla. No. Io sono liberale pirla. Pirla e basta. No, liberale pirla. No, pirla e basta. E stai difendendo chi non crede nella democrazia liberale. Mettiti a sedere. Ok. Mettiti a sedere. Ok. Ma ha detto che andava via. Paolo, posso avere questa replica? Mi scuso molto. Paolo, posso avere questa replica? No, non c'è tempo di nulla. Mi scuso molto con il pubblico. Chi è che ha detto? Che cacchio vuole lei? Stia buono. Ci manca pure lei, mo. Mi scuso molto col pubblico di questa scena, non è di questa trasmissione generalmente fare cose a questo tipo, però insomma, non dipende da me. Quindi andiamo in pubblicità e poi ci rivediamo.